27 maggio a Casinina si sta svolgendo l'annuale festa di Santa Rita. Siamo in compagnia del maestro Bruno Mazzi del Corpo Pandistico Giovanni Santi di Colburno. Maestro, ormai sono tanti anni che ha dietato questa festa, come mai questo lungo sodalizio con Casinina e la festa di Santa Rita? Perché per noi è un piacere venire a Casinina, ormai sono appunto tanti anni, c'è questo feeling tra la musica della banda e gli abitanti di Casinina. Quindi per noi è un piacere, spero che continui questa lunga tradizione per tanti tanti anni. E la sua banda è una banda che esiste da oltre 100 anni, una banda molto famosa non solo nella nostra zona ma in tutta Italia. Con quali criteri scegliete questi bravi giovani, perché una banda di giovani che poi compongono il Corpo Pandistico Giovanni Santi? Con una battuta potrei dire insomma che debbano avere orecchio, ne hanno due, però insomma la prima cosa che si chiede a un musicista è quello di avere orecchio. Poi con i nostri corsi di orientamento musicale tenuti da maestri diplomati al Conservatorio Rossini cerchiamo di istruire questi ragazzi e poi piano piano quelli più bravi entrano in banda. Provengono dal conservatorio oppure è solo una passione? E molti partono con i nostri corsi, partono dalla banda e poi dopo appunto vanno al Conservatorio Rossini di Pesaro per perfezionarsi, per diventare poi professionisti della musica. Quindi la banda Giovanni Santi non è solo diciamo, un punto d'arrivo e un punto per esprimersi, ma un vero punto di partenza e di preparazione per questi ragazzi. Certo, soprattutto nella nostra banda, come avete sentito, sentirete, il punto di partenza è l'amicizia, poi ci si deve divertire, poi dopo si deve naturalmente suonare. Grazie maestro Mazzi, grazie a voi. Su Telesanna.